Benvenuti in un nuovo video. Ormai ho trovato la mia postazione per i video. Fatemi sapere giù nell'info box se a questa postazione vi può piacere. Scusatemi se sento il rumore del ventilatore che si muove un po' la tenda, ma qui da me si muore di caldo veramente. Comunque fatemi sapere pure se se l'illuminazione vi piace e nulla, quindi io inizierei dallo shopping. Ho fatto vari acquisti nel giro di un mesetto, devo dire, un po' online e un po' in negozio, anche con gli ultimi saldi. Però io inizierei subito da Prozis, un negozietto in cui ho acquistato. Allora, il primo ordine su All Supplement, come sempre vi lascio il mio codice sconto Giulia010 giù nell'info box. Io avevo ordinato nel primo ordine una crema spalmabile che mi piaceva troppo, che è la crema spalmabile della Carb Killa, cioè però è un altro marchio, ma non mi ricordo, e mi chiamarono quelli di All Supplement dicendomi che non era disponibile, quindi mi rimborsavano i soldi. Io ci sono rimasta talmente male che ho fatto l'ordine su un altro sito. Ho provato il sito di Opticura, una cosa del genere, Opticura, non so come si chiama, comunque si scrive così. La crema spalmabile stava in super offerta, comunque in tutto, comprese spese di spedizione, ho pagato 10 euro. Allora, la crema spalmabile è questa qui, ci sono davvero tantissimi tipi, anche la bianca, che è questa qui della Granade, ma non so come si legge questo marchio. Comunque è questa qui, è una crema spalmabile Hazelnut. Comunque è questa qui con tipo il biscotto all'interno, volevo troppo provarla raga, quindi la proveremo insieme sicuramente sulle storie di Instagram, però adesso la trovate disponibile comunque anche su All Supplement, sia così, sia bianca liscia che bianca croccante che a cioccolato liscio. Questo invece qua è, vedete, ha i pezzi, adoro troppo. E poi mi hanno dato anche un omaggino, quindi super super contenta, e mi hanno dato un bolero, questo non ve lo pronuncio, comunque è questo qui che non saprei che cos'è. Ah, oddio, questo frutto qui, no vabbè, questo frutto qui c'ha la buccia rosa, tipo granulosa, che poi si leva, no vabbè, adoro. Però non ricordo come si chiama questo frutto, non ci penso neanche a pronunciarlo. Poi facciamo questo reparto qui. Ho fatto un mini ordine su Prozis perché tenevo dei punti accumulati. Cioè tipo feci un ordine tanto tempo fa e quindi avevo un coupon da spendere di quasi 10 euro. Quindi ho preso un leggings della linea X Skin. Sapete, la mia linea preferita. Poi guardate che bel colore, ve lo farò vedere anche indossato. È il nuovo modello che è uscito, eccolo qui, sapete che io con i leggings di Prozis mi trovo super super bene, non so se si vede, ha questa lavorazione così, adoro troppo. Io ho voluto prendere la taglia M, ve lo farò vedere indossato. Questo è il leggings indossato, eccolo qui. Comunque ho fatto bene a prendere una M perché comunque i leggings devono andare comodi, per questo anche questa parte qui che voi volendo potete girarlo, quindi potete metterlo come volete. Ho fatto bene a prendere una M perché comunque tra quasi un mesetto si avvicina al periodo di massa, quindi mi andrà ancora meglio, quindi ho fatto davvero bene perché vedete che comunque lo spazio ci sta. Adoro. Poi ho preso questa nuova uscita che sono le Yummy Drops, gusto questo qui pastel de nada, cioè è tipo come il pasticciotto, crema pasticcera, queste cose così. Poi ho preso un po' di campioncini di farina d'avena, allora gusto vaniglia, questa è amena normale. Poi questa è con farina integrale, gusto strawberry e crema, fragole e crema. Questa è normale, biscotto.
Hotmail Brownie, volevo riprovare questi qui normali e pure Nut Choc. Poi ho preso questa integrale al limone e poi questa qui con le... Questa hanno le proteine all'interno, perché ricordo che l'ha scritta così, hanno le proteine all'interno, sì. E questa qui è strawberry e cocco. Poi andiamo avanti. Ho fatto un ordine su H&M perché sinceramente conveniva tantissimo. Ecco il bustone di H&M. Ovviamente l'ho aperto perché ho fatto l'ordine un botto di tempo fa, ma... Se vi serve qualcosa andate a vedere su H&M perché ha tantissime cose anche invernali e sinceramente vi conviene. Infatti io tutte queste cose ho pagato in tutto 30 euro, facendo 20 euro la spedizione gratis. Per prima cosa ho preso questa felpa, cioè raga, ditemi voi se non è stupenda. È grigia, sapete che io amo il grigio, non vedo l'ora di metterla. Ho preso una taglia S e c'ha le strisce bianche, ma è troppo bella, ha la manica un po' a pipistrello, finisce un po' a crop top con questi tasconi, no vabbè raga, io adoro, cappuccio. E poi è bella pesante, no? Veramente una bellissima maglia. Questa, se non mi sbaglio, costava 10 euro. Adoro. Ho preso un costume, allora praticamente su H&M vi conviene, io ho preso un costume solo la parte superiore perché la parte sotto non lo so, la devo provare, e io ho preso una 34 che sarebbe una seconda, però non è proprio una seconda, è una prima abbondante veste, però io essendo che non ho molto seno va bene, forse una terza stava ancora meglio, però forse una terza si vedeva un po' di lato il vuoto, quindi ho preso una seconda e tutto a posto, cioè guardate quanto è bello raga, è proprio fatto bene con la coppa che poi se vi va anche piccolo potete anche sfoderarlo con questo merlettino, è davvero molto bello. Questo me lo ricordo, l'ho pagato 6,90 euro, cioè ditemi voi, vi conviene prendere i costumi in saldo, infatti adoro veramente. Poi ho preso il nero perché ho detto vabbè, ho un sotto di The Zenith azzurro con i fiori, ho un altro corallo, il nero ci sta da Dio, comunque per cambiare anche un po'. Poi ho preso un pezzo forte che è questo vestitino. Allora, questo vestitino, se non sbaglio, l'ho visto anche in negozio, però a maniche lunghe costa 25 euro. Io ho 30 euro, io l'ho comprato, cioè guarda quanto è bello, io l'ho comprato a soli 10 euro. A parte che è fatto da Dio, e sul tessuto è pesantissimo. Allora, è fatto a costine beige con il colletto normale. A tre maniche a tre quarti, perché non è proprio una mezza manica, lungo, 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 eccolo qui, e è lungo e finisce, tipo supera pure il ginocchio. Io questo qui l'ho pensato con un bel cinturone in vita, con delle scarpette, o le scarpette anche le superstar, oppure i stivaletti di anfibio, oppure quelle là con un po' di tacco, tipo tronchetti, cioè... Secondo me è una bomba, con un bel cappottino nero sopra, ci sta da Dio, è sfruttabile per ottobre e secondo me anche per dicembre, perché comunque è pesante, poi uno si mette un bel cappotto, ci sta da Dio davvero, è molto sfruttabile. Forse ho sbagliato, devo prendere la S, però dallo stesso, cioè sono contenta di aver preso la M perché mi sta bene.
Forse se prendevo la S mi stava troppo stretto, e comunque ho pensato, adesso vado in fase di massa, metterò sicuramente, cioè metterò massa muscolare sia sulle gambe che sopra, poi avrò comunque un po' di pancia, quindi questo camuffa, poi già mi sta aderente, nella parte giù mi sta aderente, ho detto vabbè, ho fatto bene, poi raga, per 10 euro, ma... chi vi dà un vestito del genere per 10 euro? Come minimo si prendono 20 euro in questi negozi. Ultimo capo, ho preso questo top a 1,99 euro. Ditemi voi se io non adoro. Questo è taglia S, cioè è stupendo. Cioè guardate quanto è bello, nero, beige. Cioè è troppo bello, poi li starete vedendo indossati. È bellissimo, per 1,99 euro si poteva fare. Poi passiamo a... Sono andata dal cinesino mio. Comunque pure il cinese sta alzando troppi prezzi, secondo me. Adesso vi faccio vedere perché dico sta cosa. Raga, 3,50 euro per una cover. Però raga, è troppo bella. Infatti non vedo l'ora di metterla. Eccola qua. Io amo la tigre, per me la tigre è tigre, cioè è il mio animale preferito. Come poi ho preso questo pennello qui per ribelle, per 2,50 euro, mi piaceva troppo, poi è super morbido, ma guardate la particolarità. C'è con la sirena d'oro, ma poi è fatto proprio bene, stra bene. È morbidissimo, quindi per 2,50 euro viene a casa con me. Poi mi sono messata in Egitto. Vi faccio vedere dopo tutto quello che... anzi, ve lo faccio vedere proprio alla fine, non mi dimentico, così vi prendo tutto e ve lo faccio vedere. Andiamo avanti. Allora, sono stata al centro commerciale Campania, e c'è fuori al centro commerciale Campania, vicino a Decathlon e altri negozi OVS. Volevo andare anche da Decathlon perché volevo prendere delle cosine, perché sta tutto in offerta, ma non sono riuscita ad andarci. Punto di andarci settimana prossima, poi mal che va, o vi faccio un vlog e vi faccio vedere, vediamo un pochino. Allora, sono stata da OVS, ho una palette lì, ho messo un casino di cose, ma dopo perché faccio queste cose? Ho preso due cipre, sapete che io adoro troppo queste cipre, questa è dell'Essence All About Matte, eccola qui, bianca, trasparente, e poi io prendo sempre una un pochino più scura per il contorno occhi, per fissare bene il contorno occhi e poi la chiara su tutto il viso. Poi ho preso altri tre prodotti, cioè questo blush che io mi sono follemente innamorata. Io poi adoro questi colori un po' così satinati, adoro troppo, della Makeup Revolution, che sapete che è il mio brand preferito di makeup. Poi ho preso questo pennellino qui dell'Essence, troppo bello grigio con queste setole così. Ve lo voglio aprire, ma è un casino aprirlo. Comunque è un semplice pennellino da sfumatura. E poi infine ho preso un mascara, perché io con i mascara di Essence mi trovo stra bene, e ho preso questo che è il Get Big Lash Volume Curl, comunque è un mascara volumizzante. Poi mentre parlo prendo anche la palette, oddio spero di non aver rotto niente. Praticamente io da l'OVS un po' mi trovo bene con i prodotti di Makeup Revolution, e ho preso questa palette occhi che è troppo bella, cioè guardate quanto è stupenda,
Io sono rimasta innamorata dai colori perché ha un po' i colori shimmer e poi ha quei marroncini tenui. Poi io impazzisco per questo colore qui, oh, troppo troppo bello. Questa l'ho pagata 15 euro, le cipre sui 3 euro, il mascara 3,50 euro, pure il blush sui 3 euro. Non superava niente dei tipo 5-6 euro, pure il pennello 2-3 euro, costano tutti pochi questi prodotti. Poi sono stata da Sephora. Sapete che io Sephora, adoro Sephora per le tinte labbra, infatti non sapevo che stavano anche scontate, spero che questa tinta non la tolgono mai di mezzo. Togliono. Comunque ho pagato le tinte sui 7 euro a tinta, 7,20 a tinta. Eccola qui, perché a prezzo pieno stanno 10,90, a saperlo ne avrei preso un'altra, e questa è la numero 13. Vi adoro troppo questo colore, che poi sarebbe il colore che indosso in questo video. Vi faccio vedere meglio, eccolo qui, adoro troppo, eccolo, troppo 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 bello. Io sono follemente innamorata di questo colore, anche in una profumeria del mio paese, come sapete io faccio le unghie, eccole qui, io e nuove bimbe, faccio le unghie, quindi ho speso 45 euro in profumeria, non ho i prodottini qui perché mi sono dimenticata di portarli di qua, li ho chiusi tutti, quindi ce l'ho nella valigetta per le unghie, ma vi lascio la clip dei prodotti che ho acquistato. Poi passiamo all'abbigliamento, che qui parleremo un botto. Sono stata a Stradivarius e Stradivarius non aveva tante cose in offerta, però vi devo raccontare questo aneddoto. Io già da gennaio che uscì questa collezione avevo adocchiato questa maglietta, non costava troppo perché comunque era fattibile, costava 12,99 euro, però non lo so, ho detto ma no, tante maglie, non l'ho presa, la volevo prendere proprio questo colore. Non l'ho preso, ho detto vabbè, evitiamo, a che mi serve? Ho sempre evitato. Comunque ritorno tipo verso febbraio, che ho detto no, 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 io la voglio troppo. Sono andata in negozio e non l'ho trovata più. Questo per dirvi che quando vi piace una cosa prendetevela. Non l'ho trovata più, ci sono rimasta proprio troppo troppo male. L'unico colore che c'era era nero. Ho detto vabbè, una maglia nera, che me ne faccio, e non l'ho presa. Quando sono andata al centro commerciale, mia sorella stava in camerino che si stava provando le cose, quindi io stavo lì che giravo, mi sono girata, in quel reparto non so quante volte sono passata, mi sono girata, ho visto questa maglia buttata sui lei, sui pantaloni. Io così, ho fatto proprio questo gesto, l'ho preso, ho fatto mia, vieni a casa con me, oh. E infatti mi sono rifiutata subito in cassa, cioè raga, non è questo colore che vedete voi in telecamera, è molto più chiaro, è tipo color zucca. Cioè, ditemi voi se questa maglia non è bellissima. Fortunatamente ho trovato anche la mia taglia, eccola qui, ho preso una S e l'ho pagata invece di 12,99 euro, 5,99 euro. Quindi raga, era destino che doveva venire a casa con me, al colletto così e poi tutte le costine. Ma poi è fatta proprio bene, proprio il materiale, adoro, adoro, adoro. Poi sono stata da Piazza Italia, io da Piazza Italia, infatti secondo me da quando ho aperto il canale non avete visto mai niente di Piazza Italia, perché a me non piace. Al centro commerciale c'erano un botto di cose che mi piacevano, c'era un pantalone troppo bello, infatti devo ritornare al centro commerciale vicino a casa mia per vedere se lo trovo. Era un pantalone a vita alta che scendeva un po' a palazzo, però si fermava tipo a pinocchietto, ma era troppo troppo bello. Ho preso nelle cose in saldo un vestitino, raga, cioè io innamorata, poi il rosso no, però mi sta proprio bene bene bene. Eccolo qui il vestito, allora il vestito presenta uno scollavvio con il merletto, poi alla manica tutta con il pizzo,
maniche lunghe è un tubino, così, e poi finisce stretto con il pizzo finale. Ma oltre ad essere bello il vestito in sé, che poi vabbè, lo starete vedendo indossato, non vi dico il prezzo. Ho trovato una taglia M, costava la bellezza di 39,95 euro, io l'ho pagato 15 euro. Cioè, secondo voi io, Giulia Ambrosino, potevo mai lasciarlo lì? No, le basi. Poi, ultima tappa, sono stata da Bershka. Da Bershka non ho trovato niente di che, però mi sono innamorata di un pantalone. Comunque io ho visto questo pantalone e mi sono follemente innamorata. Cioè, io mi sono proprio innamorata, comunque l'ho pensato nel periodo invernale. E ragazzi, sinceramente, per com'è il pantalone e per il prezzo che ha, andate e misuratevelo. Troppo bello bello bello. Ho preso questo pantalone della tuta, sembra enorme ma mi sta bene, taglia M. Ho voluto prendere la M sempre per il solito discorso, perché già mi andava bene bene bene, quindi ho detto si allarga un po' sicuramente il lavatrice, e costa 15,95 euro, tutto 15 euro comunque. Eccolo qui, oh. È fatto in questo modo, con i laccetti, le tasche, questi tasconi c'è anche nero, però l'ho voluto prendere grigio per cambiare un po', ma penso di andarlo a prendere anche nero se lo trovo, con il polsino sotto, cioè raga, ma poi è un tessuto talmente morbido, però doppio, pesante, caldo, cioè io sono rimasta innamorata, ma voi lo starete vedendo anche indossato. Quindi adesso stacco un attimo che vi vado a prendere tutti i regalini che mi ha portato mamma e papà, ovviamente, da Shammy e Shay, quindi aspettatemi. E qui vi faccio vedere cosa mi ha portato. Mi ha portato una bellissima tazza, cioè raga, è troppo troppo bella, guardate qui, oh. Cioè, adoro. È fatta così, oh. Io quando l'ho vista mi sono innamorata, ho fatto, oh mio Dio, che bella. Bella bella bella, poi a me queste cose poi le uso e impazzisco quando me le portano. Poi un'altra cosa, quando mia mamma è partita con mio padre, io dico mia mamma perché mi viene proprio automatico perché ho parlato con lei, ho fatto, tu non ritorni a casa se non mi porti un bellissimo piatto. Mia mamma mi ha dato gli altri regali, mi ha dato la tazza, tua Bea si è dimenticata, povera Crista, non l'avrà trovato. Comunque dopo tipo 4-5 giorni fa vicino a me, oh Giulia, ma io non ti ho dato un'altra cosa, ma ci faccio cosa? Poi lei fa, io ti ho portato un piatto. Così, vero? Cioè raga, ditemi voi se non è stupendo. Guardate qui che bello. Cioè, io innamorata. Cioè, è proprio bello, ma poi meno male che lo poggio qui, ragazzi, un attimo solo, ho paura che cade, non vorrei farlo cadere. Io ero convinta che comunque ho detto, vabbè, si sarà dimenticato oppure non l'ha trovato, ma poi meno male che me l'ha preso nero, perché lei è un po' stravagante, cioè si vede la cameretta, infatti io di che colore ce l'ho tutta arancione e verde. Quindi pensavo, vabbè, ma questa mi porta un piatto, chissà come me lo porta, ho detto, vabbè. Poi mia mamma mi ha comprato anche, vi faccio vedere subito. Allora, mi ha regalato, aspettate, sono usciti tutti fuori, entrate dentro. Allora, una alla volta. Questo anello della Pandora, troppo troppo bello. Guardate qui. Cioè, praticamente ha
due cuori. Mettendo a fuoco, ma comunque ha due cuori. Voglio vedere se lo riesco a mettere a fuoco. No, comunque ha due cuori troppo belli uno sopra l'altro con tutti i brillantini. Troppo, troppo, troppo bello. Adoro. Poi mi ha preso questa che devo metterla subito vicino alla collana perché è un portafortuna, cioè è la chiave della vita. Eccola qui. E poi vi faccio vedere anche cosa mi ha preso. Mi ha preso due paia di orecchini piccolini, piccolini. Eccoli qui, oh. Semplici cuoricini con io. Brillantini. Non si vedrà mai una cippa. Comunque, adoro, adoro, adoro. Poi non è finito qui. È andata allo stand dell'Hard Rock. Io convinto ho detto, vabbè, mia mamma, i miei non ne capiscono di queste cose, quindi sicuramente non mi prende nessuna maglietta. Io poi non glielo ho detto, ho detto, vabbè, se vogliono poi ce la prendono. Sta pure all'incontrario, bene. Mia mamma ce la voleva prendere una bianca e una nera. Ma bianca non l'ha trovata, c'era tantissima gente. Però mi ha preso, oddio, mo diventerò bianca. Questa qui ho dell'Hard Rock, la semplice maglietta nera con scritto Sham Shake. Adoro. Ma poi raga, il tessuto, oddio, il tessuto è fatto proprio bene. Cioè, è proprio doppio, doppio, doppio. No, adoro. Quindi approvatissima, mi piace. E l'ultima cosa che mi ha portato sempre come portafortuna, perché dice che io un po' tutto, sono un po' sfortunata, quindi mi ha riempito di portafortuna. Però raga, è vero, famo fatto tutti in una short come cadino tu una tene nessuno. Comunque mi ha regalato questo portachiavi con la tartaruga, a parte che sapeva che io stavo cercando un portachiavi, quindi mi ha preso questo qui con la tartaruga, troppo troppo bello. E nulla, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto e nulla. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un pollice in su e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!